Ebbene, la trasmissione si conclude qua e credo che non potevamo farlo in modo migliore se non immergendoci nelle luci di Natale. Siamo andati a Pietrasanta? Sì, perché a Pietrasanta le luci non si spengono. E a questo proposito abbiamo chiesto proprio al suo sindaco, al sindaco Giovannetti, non è stata certo una scelta facile proprio quest'anno. Noi abbiamo preferito mantenere gli allestimenti natalizi, addirittura avevamo già dei progetti ancora più importanti, però vista la situazione l'abbiamo un po' ridimensionato, però le illuminazioni credo che come quest'anno Pietrasanta veramente offre qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa di importante. Il commercio noi abbiamo cercato di incentivarlo naturalmente cercando di confrontarci con l'associazione delle botteghe di Pietrasanta, quindi lì abbiamo accolto alcune richieste che ci hanno presentato, che ritrovo veramente intelligenti, quella di avere una continuità nel presentare il servizio delle proprie attività alla clientela, a chi veramente deve venire a Pietrasanta e magari in certi momenti non ha la possibilità di venire alle aperture pomeridiane o la mattina. Quindi avere impostato un orario continuativo io credo che sia veramente una scelta veramente importante, che premierà sicuramente i nostri commercianti. Quindi questo sistema di collaborazione con l'amministrazione e con i commercianti sono convinto che alla fine porterà i dovuti frutti. Trovo a volte veramente lungimirante queste scelte e credo che siano scelte che al di là del Covid vadano continuate nel futuro, tutto il periodo dell'anno, perché la città è di per sé un centro commerciale naturale e questa realtà caratteristica di Pietrasanta va sfruttata al meglio. Importante qui sta la sensibilità delle persone che vivono sul territorio comunale di rivolgersi meno a questi acquisti online, ma aiutare chi in questo momento tiene aperto e quindi stargli vicino, e quindi sarebbe un segnale importante acquistare veramente nei negozi del nostro territorio, del centro storico, della Marina e delle frazioni, quindi rivolgersi direttamente ai nostri commercianti che sicuramente hanno tutte le possibilità per dare soddisfazione alla clientela. Il sistema è chiaro, l'acquisto online è un acquisto direi che non aiuta il commercio, non aiuta il commercio nostro. Noi abbiamo bisogno veramente di sostenere, e anche gli investimenti che abbiamo fatto sul Natale, di sostenere il commercio nostro, il commercio di vicinato, il commercio come è nel centro storico, il commercio, quest'area, questo centro storico commerciale naturale. Sosteniamo i nostri commercianti, che sono quelli che ci hanno dato questa speranza in questi giorni di Covid, di chiusura, e quindi hanno investito nel tenere aperto, nel prolungare l'orario, l'amministrazione che ha fatto questi allestimenti importanti, grossi investimenti. Quindi stiamo vicini ai nostri commercianti, che sono il cuore pulsante della città. Se muore il commercio, muore la città. Quindi investiamo sui nostri commercianti.